Benvenuti a un nuovo appuntamento con Medicina Regione Lazio. L'argomento di oggi è l'artrosi dell'anca. Affronteremo questa patologia o questa condizione con il dottor Fabrizio Mocini, ortopedico. Benvenuto dottore. Salve a tutti, grazie. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, argomento di oggi è artrosi dell'anca. Vogliamo un attimo definire che cos'è questo tipo di problema? Allora, l'artrosi è una condizione degenerativa dell'articolazione coxofemorale. Perché innanzitutto dobbiamo definire che cos'è l'anca, perché io nella mia esperienza ho capito che il paziente non sa bene dov'è, come è fatta l'anca. C'è questa entità che non si sa bene cosa esatto. sia. Esatto, l'anca è l'articolazione tra la testa del femore sì. e l'acetabolo, che è la cavità del bacino appunto in cui questa testa del femore scorre. Per cui innanzitutto capiamo questo, cioè che cos'è l'anca. È importante capire anche dove è collocata. Esatto, e artrosi vuol dire che tutte le componenti dell'articolazione, in primis, come questo lo sa il paziente, la cartilagine che è quello che viene definito il cuscinetto, no? Tra le superfici articolari, quindi un tessuto morbido, liscio, che permette uno scorrimento tra le due componenti articolari, viene un pochino rovinata. E quindi porta a un malfunzionamento di tutta l'articolazione e quindi anche della camminata e della qualità di vita quotidiana. Tutta una serie di problematiche. E quali sono le cause? Immagino l'età sia fra le più probabili. Le cause sono tantissime. Non esiste una causa e un effetto. La maggior parte dei casi dell'artrosi dell'anca viene definita primaria oppure idiopatica. Idiopatica è un termine bellissimo, eufonico, termine aulico per dire che non è che ci abbiamo capito un granché. Ah, bene. Nel senso che sicuramente è una patologia da usura, quindi l'età, il peso e alcune condizioni predisponenti, anche genetiche, possono contribuire tutti alla formazione di questa patologia, ma non c'è una causa singola che la causa. Ovviamente diverso è il caso di quella parte che invece non sono artrosi primarie, ma sono artrosi secondarie. Sono per fortuna una minima parte e sono dovute a malattie magari reumatiche, malattie infiammatorie, pregressi traumi, infezioni e via discorrendo. È chiarissimo. Anche qui dovremmo affrontare il tema quali sono i sintomi che ci possono mettere in allarme, un preallarme. Anche qui il sintomo principale, come per fortuna nella maggior parte delle patologie, il sintomo è il dolore. Il dolore è sempre quell'amico sulla spalla che ti dice ehi, attenzione, è ora che c'è qualcosa che non va, è ora che fai qualcosa. Ovviamente oltre al dolore si instaurano conseguentemente tutta un'altra serie di sintomi, quindi una zoppia, magari proprio per evitare questo dolore il paziente fa un passo più breve, altera un pochino la sua postura, quindi poi andare ad aspettare molto prima di fare qualcosa per questo dolore è sempre controproducente. Un altro sintomo importante è la rigidità articolare. Nel caso dell'anca il paziente ti dice che fa fatica ad accavallare le gambe, fa fatica a mettersi i calzini, ad allacciare le scarpe, quindi anche questa è una spia abbastanza importante per l'artrosi dell'anca. E quando è che devo preoccuparmi, nel senso che il sintomo diventa importante tanto da farmi recare da uno specialista? Quando le cose non passano con i rimedi della nonna o con quello che uno trova su internet, è il momento di farsi vedere magari da uno specialista. Quindi se non c'è correlazione appunto con traumi, se non c'è miglioramento, oppure c'è un miglioramento soltanto di poco conto con gli antinfiammatori, è il caso di farsi fare una visita da uno specialista. Quali sono gli esami che ci identificano questa patologia, questa condizione? Sicuramente si parte con la diagnostica per immagini e poi, come detto, spesso ci sono tante cause dietro, quindi qualche volta anche esami ematochimici o esami di medicina nucleare possono aiutare, ma sicuramente se parliamo di artrosi, soprattutto dell'artrosi più comune, una semplice radiografia in carico del bacino può già darci tante informazioni. Ha un ruolo anche la risonanza magnetica nell'identificare quelle che sono le artrosi iniziali o le eventuali necrosi della testa del femore, quindi le condizioni in cui le cellule della testa del nostro femore vanno incontro a quella che è la necrosi, che è insomma la morte cellulare. Quindi nei casi precoci la risonanza magnetica aiuta, ma non sostituisce la radiografia. È chiarissimo. Quali sono i rimedi? Vabbè, i rimedi dipende dal grado di artrosi, ovviamente nei gradi iniziali, nei gradi lievi, basta migliorare il movimento,
Quindi muoversi fa sempre bene, chi si ferma è perduto. E movimento vuol dire lubrificazione, vuol dire potenziamento muscolare, elasticizzare le capsule articolari, quindi muovere un'articolazione che ha uno stadio iniziale di artrosi è assolutamente raccomandato. Certo, il paziente ti dice: dottore, ma come mi muovo se mi fa male? Esatto. Per cui qui che interveniamo noi, insomma, con delle terapie farmacologiche o addirittura infiltrative, si può, diciamo, lenire un po' il dolore e permettere al paziente di però muoversi. È importante, lo dico sempre al paziente: a me non me ne viene niente se ti dico di muoverti, certo, un motivo c'è, esatto. Ovviamente ci sono dei movimenti migliori di altri. Se parliamo dell'anca, quindi un'articolazione che fa male quando ci metti il peso, se tu fai un movimento in assenza di peso, io dico sempre una semplice cyclette, oppure lavorare sul tappetino, o ancora meglio in acqua. Il principio d'Archimede non me lo invento migliore, io, no? Esatto. In quel caso muoversi non dà dolore e permette un miglioramento della patologia. Nel caso di intervento, esatto, ovviamente i casi più gravi non risolvono muovendosi, non risolvono con le infiltrazioni, ma c'è bisogno di un intervento di sostituzione articolare. Quindi si mette la famosa protesi d'anca, che è uno degli interventi più eseguiti nella storia della medicina, non dell'ortopedia. È un intervento che ha ormai praticamente un secolo di storia. Ovviamente ci sono stati grandi miglioramenti nelle tecniche, anche nei materiali proprio delle stesse protesi. Ci sono tantissime tipologie di protesi che si possono impiantare, non voglio annoiare nessuno. Quello che è importante è che però passi il concetto che la protesi, quando serve, va messa. Non aver paura che si consuma. Cioè, se un paziente, nella protesi d'anca specialmente, ha bisogno di una protesi anche in età abbastanza giovanile, la protesi si impianta e non ci importa del consumo, in quanto il consumo, grazie al miglioramento dei materiali, è di poco conto in questo caso, e soprattutto la protesi si mette per migliorare la qualità di vita in questo momento. Non ci interessa di quando avremo, non so, 95 anni. Certo, certo. Dottore, mi diceva sono migliorate le tecniche, immagino siano migliorate anche le modalità di riabilitazione. Assolutamente sì, l'intervento di protesi d'anca si effettua nelle cliniche che lo attuano, noi lo effettuiamo con il protocollo Fast Track, quindi il paziente viene operato la mattina, un intervento che si fa con un'anestesia spinale, quindi addormentando soltanto le gambe. Un intervento che di solito dura, insomma, intorno ai 50 minuti, e nel pomeriggio, quando l'anestesia comincia a far risvegliare le gambe, il paziente viene già messo in piedi, viene fatto camminare per dare appunto una sensazione già di sicurezza e abituare il paziente al suo nuovo impianto. Il giorno successivo viene fatto fare le scale. E poi dopo 2 o 3 giorni, insomma, se non ci sono particolari complicazioni, va a giocare a calcio. Viene sì, più o meno. Fantastico. Viene dimesso. Dottore, come sempre chiudiamo i nostri appuntamenti con dei consigli. Anche qui cosa ci sente di consigliare? Il consiglio è sicuramente ai primi segnali subito andare a fare una visita da uno specialista e non aspettare, perché è vero, non voglio fomentare l'ansia, non voglio dire questo, ma col tempo non migliora niente. Chiarissimo. Mi dispiace. La ringrazio, spero di averla qui grazie per altri argomenti. Grazie mille. Arrivederci.